se studiato e progettato nella maniera corretta, il giardino non è bello solamente in primavera, ma è bello tutto l'anno, in tutte le stagioni. Ti ho voluto fare questo piccolo focus su quella che potrebbe sembrare un'erbaccia, ai più, una pianta morta o secca, ma in realtà è tutt'altro. Qua si tratta di un Penicetum Little Bunny, quindi una graminacea, fa delle spighette che purtroppo sono volate via perché ormai hanno finito di sfiorire, ne puoi vedere anche una qua che è rimasta. E questa pianta apparentemente morta o secca in realtà ha un grande valore in giardino, perché come puoi vedere questo colore ambrato, paglierino, risalta, spicca nel giardino, nel senso che adesso è tutto in inverno, è tutto piatto, è tutto grigio, questo colore paglierino risalta e spicca e dà luminosità al giardino. In questa aiuola, che è una aiuola, ti ricordo, comunale, ho fatto anche altri due video, alle mie spalle ci sono i parterre di ortensie, ti consiglio di andarli a vedere, te li metto in descrizione. Questa aiuola qua purtroppo non è mantenuta molto bene, però questa cosa qua gli ha dato un vantaggio, nel senso che normalmente di solito le graminacee vengono tagliate basse a 10 cm, perché giustamente questa parte qui è una parte morta, brutta, ma in realtà è molto bella, perché con la brina, con la neve, tutto si trasforma. Quindi una parte che dovrebbe essere destinata al taglio di scarto diventa un valore aggiunto, un valore al giardino. Quindi dà volume e dà luminosità al giardino. Le graminacee, se gestite nella maniera corretta, ci sono di dimensioni diverse, creano queste quinte molto belle, perché hanno questi rami lunghi che tendono a sventolare e danno un valore aggiunto al giardino. Era un piccolo focus per farti vedere che il giardino non è solamente vivo in primavera o con i fiori, ma in realtà è vivo tutto l'anno con le foglie, con il colore dei fusti. Prova a pensare, per dire, a un platano o la gestroemia, che hanno quella corteccia che è maculata, che tende a staccarsi. È molto bella, ha un valore aggiunto anche in inverno. Quindi non fermiamoci solamente alle fioriture, ma guardiamo la pianta e il sistema giardino nel globale, nel complesso. Bene, questo è il nostro mestiere, quello di cercare di valorizzare il più possibile il sistema giardino tutto l'anno. Quindi se sei interessato puoi guardare il nostro sito www.vertexgiardini.com. Ti ricordo che siamo specializzati nella progettazione e costruzione di giardini a bassa manutenzione. Io sono Andrea Lombardi e ti saluto al prossimo video. Ciao!